Ciao a tutti, oggi parleremo di un altro problema che può affliggere le nostre piante in questo periodo, parleremo dell'oïdio del mal bianco. Allora, si tratta di un fungo, quindi di conseguenza dobbiamo trattarlo con un fungicida. Vi faccio vedere come si presenta la malattia sulla pianta. Questo è un capino che ha circa 1-2 anni al massimo ed è messo in un vaso di coltivazione. Allora, questa malattia si sviluppa principalmente sopra il margine delle foglie, quindi nella parte alta. Come vediamo qui, vediamo che la foglia ha come una patina bianca, qua ormai ha già colpito abbastanza aggressivamente la pianta, nel senso che la foglia è già un po' più, ha una consistenza non più morbida, ma è tipo un cartone quasi. Infatti vedete che cadono le foglie. È tipo una muffetta bianca che si forma sopra la parte superficiale delle foglie. Vediamo anche qua sopra, qua, c'è questa macchina bianca che è tipo una muffetta. E questo qua è l'oïdio. Diciamo il danno che può fare l'oïdio, quindi attaccare la foglia in modo molto aggressivo, farla quasi seccare, comunque la soffoca, dopo la foglia cade e di conseguenza la pianta rischia proprio anche la morte, quando abbiamo a che fare con piante piccole come questa. Una malattia un po' particolare, nel senso che bisogna intervenire subito appena la vediamo. E bisogna farla in un modo abbastanza ad ampio spettro, nel senso che bisogna trattare tutte le piante che sono vicine a quella malata. Perché? Perché essendo un fungo produce delle spore, queste spore con un piccolo spostamento di vento si propagano immediatamente, quindi anche di parecchi metri. Quindi diciamo che tutte le piante che sono nella zona vicino alla nostra pianta malata devono essere trattate. Ora, la causa principale di questa malattia è, oltre all'umidità tanto alta, anche al fatto che non c'è un buon ricircolo d'aria tra le foglie della pianta. Infatti questa malattia spesso attacca anche le siepi, quindi appunto dove le foglie sono molto compatte, attaccate, dove non passa l'aria. Questo perché? Perché come si diceva prima, essendo, è un fungo, quindi ha delle spore, queste spore col vento si vengono trasportate, però appunto più vento c'è, più vengono mandate lontane, quindi meno rimangono attaccate sulle nostre piante, perché si attaccano dove possono fermarsi, quindi appena non c'è vento ovviamente rimangono lì, si attaccano e dopo si propagano. Ora, dovendo trattare questa pianta qua con un fungicida, dobbiamo fare molta attenzione, perché se ben ricordate abbiamo visto che pini, carpini e altre piante hanno all'interno della loro terra della micorrizia, che è un fungo. Se noi andiamo a trattare aggressivamente questa pianta qua e facciamo gocciolare il prodotto all'interno del vaso, rischiamo di ammazzare anche la micorrizia che in realtà ci serve. Quindi un consiglio che vi do è quello di coprire con un nylon diciamo il vaso e la terra. Adesso vi faccio vedere come. Allora, quando trattiamo una pianta con il fungicida, come nel caso del carpino, che all'interno del vaso c'è della micorrizia, quindi un altro fungo, per proteggere questo fungo con un sacchetto di nylon tagliato, questo di metterlo qua intorno al tronco, smontarlo un po', metterlo sotto magari, guardate come si muova, e così possiamo trattare la pianta avendo proprio un rischio veramente minimo che il fungicida vada a intaccare anche il terreno. Ok, anche per questa volta è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao!